Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi andiamo avanti con la storia dell'arte greca. La scorsa volta abbiamo visto la scultura di VI secolo, oggi invece parliamo della pittura di quel periodo. Comincia ad affermarsi la produzione pittorica su parete e su tavola, ma è andata perduta, e l'unica pittura ben documentata è quella della ceramica a figure nere. Gli antichi consideravano la ceramografia una tecnica minore, e i ceramisti erano semplici artigiani, ma ad Atene raggiunse una qualità molto elevata. Essendo appunto poco considerati, nessun testo letterario racconta dei ceramisti e quindi le conoscenze degli studiosi dipendono dalle loro firme, dai casi delle offerte che i vasai più ricchi hanno dedicato sull'Acropoli e dai loro monumenti funebri. Ad Atene si affermano due pittori, Cleitias ed Exekias. Il primo è attivo fra il 570 e il 560 a.C. ed è autore, insieme al vasaio Ergotimos, di alcuni bellissimi vasi, fra cui il vaso François, che poi andremo a vedere, mentre il secondo opera negli anni 50-30. Poi tra il 530 e il 510 si svilupperà una nuova tecnica, opposta a questa, che è detta a figure rosse, e con questa siamo già alle soglie dell'età classica. Affronteremo il discorso la volta prossima. Vediamo allora il famoso vaso François, chiamato così perché è stato scoperto nel 1845 da Alessandro François, in una tomba di Chiusi appartenente a un ricco signore etrusco. È il più grande e lussuoso vaso fabbricato ad Atene nella prima metà del VI secolo a.C. Pensate che ha 7 fasce figurate con 270 figure e 121 iscrizioni ed è firmato per ben 2 volte sulle anse dei manici, con la formula Ergotimos mi ha fabbricato, Cleitias mi ha dipinto. Delle 7 fasce dipinte, 4 ospitano episodi mitici. La quinta e la sesta fascia sono solo decorative e presentano rispettivamente un fregio con sfingi, grifi e leoni e il motivo cosiddetto a denti di lupo, mentre sul piede c'è una narrazione comica, cioè la lotta tra pigmei e gru. Secondo questa leggenda, i pigmei, infestati da questi grossi uccelli che distruggevano i raccolti, nella stagione primaverile tutti insieme andavano a dargli la caccia in groppa ad arieti e capre e armati di frecce, distruggendo le uova e i pulcini delle gru. Gli episodi mitici sono invece le vicende di Achille, il più illustre fra gli eroi greci, e Teseo, l'eroe nazionale di Atene. Con la sua vivacità narrativa, i particolari dei corpi, dei volti, delle acconciature e degli abiti resi con un graffito minutissimo, questo cratere è considerato il capolavoro assoluto della pittura arcaica. Degna di nota, per la sua narrazione vivace e minuziosa, è la scena con l'arrivo della nave di Teseo a Delo insieme ai fanciulli ateniesi salvati dal Minotauro, perché vengono rappresentati diversi stati emotivi. Il marinaio gioioso che si è buttato in acqua vestito e corre sulla spiaggia, mentre un compagno che lo ha seguito sta ancora nuotando verso la riva. Le urla e i gesti degli altri marinai rimasti a bordo e i fanciulli che giocano tra loro. Ma l'assoluta eccellenza artistica la raggiunge Exekias, con un uso magistrale del graffito e uno stile pacato e solenne. Questo artista riduce il numero delle figure e le coglie in un momento cruciale della narrazione. Questa è la famosa e bellissima anfora dei Musei Vaticani, che è stata trovata in una tomba etrusca di Vulci e che l'artista ha firmato e dedicato a un bellissimo fanciullo ateniese. Sono rappresentati Achille e Aiace che, durante una pausa dai combattimenti sotto le mura di Troia, passano il tempo giocando a dadi. Qui cogliamo la concentrazione dei due personaggi chini in avanti, che compiono lo stesso gesto ma che rimangono ben distinti nell'aspetto e nell'atteggiamento. Aiace è più curvo, ha posato il suo elmo sopra lo scudo e porta la barba più lunga e folta per l'età maggiore rispetto ad Achille. Sono figure solide, massicce e soprattutto stupisce la perfezione delle parti decorative, l'accuratezza del graffito, per esempio nei preziosi mantelli. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!